Bentrovati a tutti i nostri spettatori a questa nuova puntata di Come Don Chisciotte incontra, l'appuntamento settimanale del mercoledì della redazione di Come Don Chisciotte. Oggi abbiamo il piacere di ospitare qui da noi un magistrato, eh, ex presidente de della, del Tribunale Minorile di Trento e Trieste e presidente, ex presidente merito della Corte di Cassazione, Paolo Sceusa. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a te, a tutti quanti. Grazie di avermi invitato. Buongiorno Grazie a te di essere, di essere nostro ospite. Allora Paolo, tu ovviamente sei un giurista, sei un esperto di diritto e hai tante cose da dirci al riguardo, eh, però volevo partire con questa intervista parlando di quella della marcia delle libertà che tu hai promosso, che è partita all'inizio di gennaio e che appunto si propone di mettere il corpo al centro di questa lotta, che ovviamente ci vede da due anni in, in prima linea. Allora, parlaci un po' di come è nata questa idea e quali sono magari le tappe fondamentali che, che la marcia ha toccato in questi, in questi mesi di cammino e ovviamente poi approfondiremo le motivazioni che ti hanno spinto a promuoverla. Sì. Allora, quindi le, le, io partirei dalle motivazioni, nel senso che da giurista, perché mi è venuta in mente di farla questa marcia? Quindi di metterci, come giustamente hai detto tu, appunto il corpo, e quindi un'azione fisica, il camminare, ma proprio perché da giurista all'inizio ho denunciato e proclamato come vi fosse qualcosa di ben strano attraverso il meccanismo del, del Green Pass italiano confrontato alle regole europee. Quindi feci un video appunto di denuncia, anche di allarme, che venne raccolto da molte persone e, e, e non avrei neanche immaginato che fossero state così tante, ma ne sono stato anche ben contento, perché se uno lancia un allarme è eh, perché ve, eh, vorrebbe che venisse in effetti ascoltato. E così è stato. Eh, a quello poi sono seguite tutte le iniziative di tipo giudiziario che insieme ad avvocati che conosco eh, io mi posso iscrivere quando voglio all'alba avvocati, ma non l'ho fatto perché, appunto, una volta andato in pensione volevo dedicarmi altrimenti e eh, in più eh, attraverso più direzioni, diciamo al contrasto di quel che veniva avanti e non solo come avvocato. Ma tanto di avvocati, appunto, ne conosco veramente tanti, eh, abbiamo un ottimo rapporto con molte organizzazioni di, di, di essi che si sono, appunto. Eh, Contrapposte, schierate contro questa diffusa e marcata illegalità, nel senso di incostituzionalità di gran parte di queste normative. Quindi, attraverso di loro, ho fatto, abbiamo fatto tutta una serie di denunce, cause civili, petizioni ricorsi. Ma l'esito, almeno inizialmente, era stato mh, totalmente, come è una cosa nota, questa era stato appunto totalmente insoddisfacente, perché pochissime di queste azioni avevano un seguito e quindi un, un accoglimento. E allora ho detto vabbè, qui è il caso di fare anche qualcos'altro, le marce eh, sono qualcosa che nella storia anche recente mh, sono state praticate come modalità di protesta civile. Pacifica, continua, di massa, da molte persone, anzi da molti personaggi anche storici. Insomma, basta ricordare lo stesso Gandhi, ma Martin Luther King, Mao Zedong per le sue finalità, e eh, come personaggi meno recenti, insomma, lo stesso San Francesco era uno che camminava molto, ma è prima di lui anche in Gesù Cristo, se vogliamo. Ora, senza volere evocare paragoni troppo alti, ma insomma. Nasce da lì l'idea di appunto metterci il corpo, perché questa eh, storia dell'obbligatorietà dei vaccini, io contro i vaccini personalmente né questi né altri ho granché da obiettare, eh, purché appunto siano o potessero essere, diciamo, frutto di una libera scelta, tanto più questi ultimi per i quali appunto c'è una incertezza. Molto grande, molto diffusa, sempre più grande, sempre più diffusa di tipo scientifico e medico in ordine alla loro sicurezza e alla loro efficacia. Ecco, allora, di fronte a queste, questa situazione, insomma, imporli a tutta una serie e una categoria di persone, tra l'altro sempre più numerose, eh, come obbligo. Eh, mi sembra veramente che ci siano in gioco o che qualcuno stia giocando per l'appunto con i nostri corpi. Siccome quindi la posta è quella del corpo, anche la risposta ho pensato potesse essere, dovesse essere quella fisica, eh, nel senso della marcia, appunto. a Mi interessano soltanto le contrapposizioni di tipo normale, legale e di tipo pacifico. Quindi per quello ho deciso di intraprendere il 6 gennaio scorso di quest'anno. Eh, questa marcia che è partita da Venezia con la dichiarata intenzione di proseguire eh, verso il sud eh, e, e di proseguire comunque, fossi stato da solo oppure no? Non ho condizionato l'inizio della mia marcia alla presenza di altri né ho. Eh, chiesto a nessuno di, di venire e di presentarsi quel giorno a quell'ora, ho solo detto quale sarebbe stato il giorno e l'ora in cui sarei partito. Poi la sorpresa è stata che molte persone, che si vede mi conoscevano già da quel video che ho detto prima, quello di allarmi, insomma si sono presentate lì a Venezia e a, hanno uh, calcato i miei stessi passi. Altra cosa di cui sono stato contento, ma che non era né preordinata né voluta, d'altra parte una camminata o una marcia, questo è qualcosa di individuale sempre, perché è un'azione che non si può delegare a terzi. E, e se poi invece diventa una cosa collettiva, perché ciascuno ci mette i propri piedi e la propria intenzione, allora ecco che diventa qualcosa di collettivo. Non per questo è una manifestazione di cui occorre chiedere autorizzazioni di un qualche tipo a chi che sia. Ognuno cammina dove vuole e se non crea intralcio al pubblico e al traffico come non è stato mai creato, eh, questo è e questo si fa. Poi la marcia eh, si è resa visibile nel tempo attraverso l'uso di questi eh, gilet gialli e arancioni per un fatto appunto di riconoscibilità. Eh, io ho toccato tutte le città, diciamo, del, del, del nord fino eh, e del nord-est, se vogliamo, fino a eh, Desenzano come punto più occidentale, perché poi, insomma, era ora di scendere verso il sud, quindi c'è stata Venezia, c'è stata Padova, eh, c'è stata, stata Mantova, come dicevo, Verona, mh, Brescia, insomma, tutte queste città sono state toccate fino appunto a... Eh, Desenzano, da cui eh, insomma ho cominciato ad andare verso sud. Eh, le persone che si aggregavano, le persone che lo facevano spontaneamente, eh, venendo a conoscenza di questa cosa, e eh, che marciavano più o meno nella zona e nel tratto a loro più vicino, come comprensibile che sia, e quindi si aggiungevano e si toglievano ogni giorno eh, molte, molte persone. Da alcune decine a in qualche caso eh, un centinaio e anche più da Venezia per dire sarà stato, sarà stato perché era la novità e perché un sacco di, 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 eh, di, di gente insomma voleva anche lì eh, partecipare a qualche cosa di diverso dalle manifestazioni statiche e, e, e che rendesse possibile incontrare altri camminare, quindi attraverso un'attività gioiosa e non fosse altro anche salutare. Perché c'è da metterci anche questo? E quel giorno lì, alla partenza, mi hanno detto che all'arrivo della prima tappa, che fu Dolo, a metà strada fra Venezia e Padova, c'erano sono state contate oltre 2000 persone. E non è sempre stato così, ma nei fine settimana, io marciavo ogni giorno, ma nei fine settimana erano molti, molti quelli che si aggregavano nelle varie zone, nei vari tratti, insomma, che via via raggiungevo. Ho aperto un canale Telegram per rendere nota la mia posizione, per informare dei miei spostamenti anche e soprattutto i miei familiari perché insomma eh, per la loro tranquillità. Per sapere dov'è il papà, se parliamo dei, dei miei figli, insomma mi faceva piacere che potessero eh, farlo. Poi da lì il canale si è sviluppato molto, molto nel momento in cui a Padova c'è stato il tentativo da parte della Celere appunto di bloccare queste persone pacifiche che camminavano senza svolgere nessuna attività di corteo, nessuno striscione, nessuno slogan, una, un camminare eh, silenzioso. Certo, di protesta, assolutamente sì, certo contro lo stesso tipo di abusi, ma insomma, il fatto che più persone camminino con la stessa idea. Eh, siccome mi è stato contestato dalla Celere che questo significa un corteo e questo significa una manifestazione vietata, allora dissi al funzionario, scusi. Spero proprio di non aver sentito, lo spero per lei, cioè che più persone non possano nella democrazia svolgere un'attività pacifica e di, cam di, 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 di camminare, quindi di attività esterna, solo perché hanno la stessa idea. <ride> e sono vestiti allo stesso modo, beh, allora dico, abroghiamo tutti i partiti, che cosa dite? Anche quelli sono, no? E, e quando fanno eh, un qualsiasi tipo di attività, insomma, bolliamoli e incriminiamoli perché hanno la stessa idea. <ride> Vabbè, a quel punto il funzionario capì di aver detto qualcosa di veramente grave, gravissimo, inammissibile. E quindi poi ci fecero passare me e tutti gli altri. E adesso boh, vediamo se si sviluppa qualche tipo di contestazione a proposito di quel momento perché ne avrei anche, voglio dire, piacere di avere l'occasione di poter ritorcere poi verso chiunque svolga un'accusa di questo genere, a questo punto le mie rimostranze, perché sarebbe un'attività pesantissima, un'attività persecutoria di un'attività democratica, libera, di pensiero e di azione pacifica, che non è soggetta a nessun tipo di richiesta di autorizzazione, per cui voglio proprio vedere a questo punto, perché insomma, è pronta naturalmente, Naturalmente la mia controdenuncia eventuale per calunnia e per quant'altro. Ma comunque è superata Padova nelle sue amenità. E poi, dopo da Desenziano, Desenziano, siamo scesi verso sud. A un certo punto è arrivata, è arrivata Modena, è arrivata a Bologna. È arrivata a Firenze. Strada facendo mi sono venute altre idee, cioè di organizzare nelle città d'arte così belle, così cariche appunto di, di, di storie e di bellezze, che in Italia c'è solo l'imbarazzo della, scel della scelta. Delle manifestazioni di tipo culturale, queste sì, eh, previa richiesta, eh, non. Le manifestazioni non vanno autorizzate previa informazione che si sarebbero tenute perché questo dice la legge. Questo dice la Costituzione: c'è un diritto sacrosanto di riunione, quindi, se, vo, se vogliono. Cambiano la Costituzione in questa parte, così sapremo bene con chi abbiamo a che fare. Ma insomma, nel momento in cui le norme sono queste, io informavo di questa manifestazione culturale che si sarebbe tenuta, dopodiché la questura, se eh, eh, questo vale per tutte le manifestazioni, se ha qualche cosa in contrario, allora può eh, con atto motivato eh, non. Consentire o chiedere un differimento della manifestazione. Questo, infatti, non è mai successo: eh, queste manifestazioni culturali sono sempre tenute con degli oratori che eh, individuavo ed invitavo a parlare, eh, sempre di cali, insomma, sempre locali del posto dove arrivavo, e, e, e sempre di un calibro culturale elevato, accademico giù di lì, come esperti di arte, di storia, e quindi ci venissero a parlare della loro città in maniera senza eh, menzionare nemmeno, perché insomma a un certo punto diventa anche saturante tutta questa questione del Covid, de, de, del Green Pass e così via. Eh, bastava che parlassero appunto della storia della loro città ed evocandone i fasti e i nefasti personaggi che nella storia si sono alternati in tutte le città e nella storia di tutte le nostre, le nostre eh, zone, insomma dall'epoca dei comuni eh, e ancora prima oppure più recente che insomma evocando tiranni e benefattori poi eh, insomma nelle menti eh, di chi ascoltava eh, i parallelismi con questo con quello personaggio dell'attualità si affacciavano da soli questo io la chiamo eleganza nella protesta ed eleganza nella manifestazione hanno tutte avuto molto successo e quindi mi hanno incoraggiato a, a proseguire questa marcia, che ormai si faceva veramente lunga, lunga. Tanto che una volta arrivato a Bologna si è trattato di attraversare gli Appennini per giungere a Firenze, e lì eh, ho scelto di fare, benché la stagione non fosse propizia, perché è invernale, pieno inverno, di attraversare gli Appennini attraverso la Via degli Dei, si chiama così, è un percorso molto noto. Di, di, di attraversamento appunto della, degli appennini a piedi, per chi lo vuole fare, sta lì. Eh, man mano passavano i giorni, pioveva mai, eh, quindi ricevevo un sacco di, eh, diciamo di frasi che suonavano tipo, ma che fortuna, eh, non piove, ma che bello, ma che, ma che quanto sole c'è, e Certo, la fortuna aiuta e eh, ci ha aiutato, ma la fortuna aiuta sempre gli audaci, come si dice, ma aiuta anche i previdenti. Insomma, io sapevo da persona che si muove sempre dopo aver acquisito il massimo delle informazioni acquisibili, che gennaio in Italia è da un sacco sacco di anni il mese più secco dell'anno. Quindi non c'è stato assolutamente nulla di casuale eh, negli step che ho messo insieme. Per realizzare questa mia lunga, lunga marcia, poi è diventata una lunga marcia di tantissime persone. E, da lì, appunto, a Firenze, poi Firenze. L'idea iniziale di cui avevo accennato era a Roma, poi ho capito che insomma non valeva proprio la pena portare tutte quelle brave persone a Roma per fare che. L'ennesima manifestazione di questo anti sotto i palazzi del potere per eh, impetrare a mani giunte la restituzione di diritti fondamentali incomprimibili e insopprimibili che proprio gli abitatori attuali di quei palazzi ci avevano appena confiscato e soppresso, ma cosa mi sembrava più che altro ridicola oltre che inutile, e quindi decisi di non andarci proprio a Roma, dove si alternavano continuamente delle manifestazioni che puntualmente. E ringrazio tutti. Mi invitavano, invitavano a me la marcia come se fosse qualcosa: si può interrompere, trasferire a Roma e poi dopo riprendere. Insomma, veramente non avevano capito nulla, Beh, e quindi ho sempre declinato con cortesia. Gli inviti e ho evitato mh, molto insomma scrupolosamente di andarci a Roma eh, per evitare quel che ho detto. E allora mi sono scelto un'altra meta, sono tornato sugli Appennini e ho preso la visita di San Francesco, persona e personaggio che a me è molto caro, eh, come mh, per tutto quello che sappiamo appunto di lui. E, e ho seguito questa strada, che lui è un camminatore, un marciatore, eh? e, e quindi ho seguito questa via che è segnata, che è nota, si chiama Via di San Francesco. Attraverso quella sono andato proprio là eh, nella Tana del Lupo, no? <ride> il famoso Lupo di San Francesco, cioè appunto da Assisi, da dove tutto per lui cominciò. Dove c'è ancora adesso insomma una, una, fortissima, eh, fortissima, una fortissima forza magnetica per tutti quelli che ne conoscono e ne apprezzano appunto la, 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 la statura eh, di, questo, di questo uomo eccezionale, che poi hanno fatto anche santo, è anche il patrono d'Italia è, è anche il nome che si è scelto il Papa per il suo pontificato. Vabbè, insomma, a me mh, diciamo, tutte le ricadute di tipo religioso, di tipo ecclesiastico, eccetera, interessano francamente poco. A me interessava e, e mi interessa ancora questa figura di questo uomo straordinario. E quindi ad Assisi sono andato, ci sono arrivato e lì ho fatto quella che dal mio punto di vista fin dal primo giorno era la cosa più importante da fare, cioè dismettere smettere questa, questa funzione eh, pur da me, eh, diciamo, abbracciata inizialmente perché inizialmente indispensabile, ma solo inizialmente. Cioè, figura di leader, questa funzione di leader, di conduttore, di, 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 di pastore, qualcuno mi ha definito, cose che io non voglio essere, e, e diciamo, meccanismi che detesto perché sono quelli che, a mio parere, ci hanno condotto qui, e quelli che portano uh, le persone a questa delega. Totale eh, di responsabilità sulle proprie vite a qualcun altro eh, che viene per questo facoltizzato a fare quel che ne vuole. Eh, è è qualcosa, insomma, che sicuramente incontra quella propensione. Tutta Umana, purtroppo alla pigrizia, no, al non prendersi carico fino in fondo nemmeno di se stessi e delle proprie scelte e ad e affidare queste scelte sempre a qualcun altro, una volta per tutte, senza nemmeno poi dopo stare a sindacare o a sindacarne l'operato, gli effetti, i benefici, e così via, è il meccanismo del gregge. Eh, diciamola tutta. Il meccanismo del gregge che mh, insomma, a me personalmente non piace, eh, questo fatto che, che insomma, tutti vadano dietro a qualcuno, e non mi piaceva e non volevo nemmeno mh, eh, diciamo, realizzare quella sorta di sostituzione che si affaccia giocoforza alle persone che cominciavano a seguirmi, ad apprezzare la modalità e quello che stavo facendo, eccetera. Eh, però con un meccanismo, ripeto, di sostituzione, allora seguiamo te invece di seguire un altro. Eh, e beh, ma è proprio quello che insomma, vorrei tanto che, che, che cessasse, proprio per provocare un salto, quello che io chiamo un salto evolutivo, personale, affinché ciascuno prenda in mano le proprie decisioni, le proprie scelte e che sia in grado anche di cambiare le proprie convinzioni e le persone o i movimenti di riferimento. Tutte le volte che quelle scelte apparentemente condivise, appoggiate da altre, poi invece vengono tradite. Ecco, e quindi lì ad Assisi, molto chiaramente ed esplicitamente, dopo averlo già detto nei giorni, nelle settimane precedenti a quel momento, ho fatto quel che ho detto. Perché alla fine sono una persona che, che fa quel che dice e che dice quel che fa, è tutto lì. Non è che... E quindi lì ad Assisi ho ceduto questo testimone, questo testimone diciamo, di, 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 di guida eh, di questa marcia che, eh, che ero diventato anche mio malgrado, se vogliamo, proprio perché non volevo che la marcia venisse eh, cucita addosso a me e, e, e volevo però che continuasse la sua esperienza. E che ne partissero altre, molte altre, attraverso una marcia collettiva di chiunque, da ovunque e per dovunque, è contemporanea, è incessante, continua, pubblica, pacifica. Proprio per eh, diventare finalmente, sì, maggioranza silenziosa, ma in senso positivo, <ride> ecco, per una volta. E questo è successo, o comunque sta succedendo. Certo, le moltitudini marcianti, fatte di migliaia o centinaia di migliaia di persone, ancora. Non si vedono, ma confido che questo succederà perché tutti quelli che hanno partecipato alla marcia e, soprattutto, tutti quelli che hanno accolto i marciatori per strada, pensiamo che la maggior parte di loro erano persone che non hanno accettato l'obbligo vaccinale e quindi si sono poi dopo viste sospendere dal lavoro, dal ricatto del lavoro, alcuni erano studenti e non potevano più andare all'università. Insomma, persone con molta molta motivazione e con risorse economiche sempre più basse, che quindi hanno chiesto ospitalità eh, durante eh, il loro cammino per poter, come si dice, sfangare la notte, specialmente d'inverno, col freddo, tutto quel che ne consegue. E devo dire che è successo molte volte che i marciatori, anche a centinaia, venissero accolti tutti e nessuno è mai rimasto all'addiaccio eh, e questo da chi? Beh intanto da molti esercenti di BNB e, e, diciamo, e strutture di accoglienza che hanno rinunciato a farsi pagare e quindi ai quali nessuno ha potuto contestare niente del fatto che non chiedessero il green pass perché era la condizione che noi ponevamo eh, e poi anche tanti, tantissimi tantissimi privati eh, chi non, non può aggregarsi alla marcia perché c'è a casa qualcuno da accudire, insomma, però sa che passa da lì, ecco che apre la sua casa. Ci sono venuti incontro con, con viveri, bevande e poi ad offrire appunto alloggio per la notte incipiente. E, e queste sono persone altrettanto indispensabili eh, rispetto ai marciatori e, e, e sono di numero molto, molto elevato. Questi non li avete visti sf sfilare, però li dovete contare. Li dovete contare perché senza di loro nessuno che si affidi a una marcia lunga, dove ci sono anche delle notti di mezzo, può fare un passo senza che ci sia qualcuno che, che gli dia accoglienza. E badate bene che tutti quelli di noi. Che potevano pagare o pagarsi, insomma, un corrispettivo offrivano di farlo e naturalmente una certa parte, appunto, di albergatori diceva di no perché senza Green Pass hanno paura della multa. Un'altra grande parte invece ha detto: Ma per Bacco, sì, perché con tutte queste regole, tanto i vaccinati non si muovono perché hanno paura: hanno capito che si contagiano e contagiano, hanno fatto il vaccino per paura e quindi per paura non si muovono noi siamo chiusi e vuoti, gli unici che cercano alloggio anche pure a pagamento sono questi qua che marciano ma insomma venite, a Perugia siamo stati ospitati da un hotel 4 stelle in 70 di noi senza pagare una lira tutta gente o comunque all'offerta libera per chi aveva la possibilità di darlo, sempre meglio per quegli albergatori che nulla, tanto che adesso se vediamo, sono eh, il decreto di aprile, quello entrato in vigore in aprile il primo di aprile è l'unico che all'inizio ha liberalizzato completamente il green pass dalle strutture di accoglienza, questo forse non è noto ma ve lo dico io, è un effetto specifico della marcia perché ha generato una protesta molto grande dagli albergatori che hanno detto quello che ho detto poco fa ma insomma siamo tutti chiusi, vaccinati, non si muovono, si muovono solo questi cioè o oh, eh, ci togliete di mezzo sta porcheria o se no ce ne freghiamo e il governo ha pensato bene ha capito con chi aveva a che fare e l'ha tolta la porcheria questo per rispondere a chi dice a cosa serve la marcia ecco per esempio a questa lasciando Ma stare cosa... quante marce sono quante persone stanno marciando perché tu hai detto che comunque eh, se hai finito di essere il leader di questa marcia sì, lasciate sì, sì. il testimone e quindi Beh. sono partite magari vari gruppi di persone in giro per l'Italia marciale, tu sai Quindi, dirci più o meno quanti sono attualmente o comunque dove sono collocati? Allora, le marce che sono partite fino adesso e molte si sono son partite e si sono concluse perché poi ognuno se la, se la, se la costruisce come vuole, è una, non è un format eh, fisso, è una modalità che si articola in modo diverso nei vari territori e anche secondo diciamo, la, la, la praticabilità, tanto per cominciare, di chi la organizza. E allora ci sono delle marce che, ci, che, che, che vanno avanti solo nei fine settimana, magari 5-6, e che proseguono comunque un percorso a tappe che si sviluppa per molti, molti chilometri, ma riprendendo di sabato eh, lì da dove la domenica precedente saranno fermati. Eh, poi ci sono le marce di un giorno solo. Quelle che però hanno una, vogliono avere una grande significatività, ad esempio, ricordo quella da Bordighera fino al confine con la Francia, perché lì eh, ci doveva essere l'incontro con i marciatori francesi, perché questa cosa sta prendendo piede anche all'estero. Eh, poi, eh, ma sono decine: le marce sono decine, le persone che vi partecipano sono migliaia. Eh, a contarle tutte è un po' difficile censirle, come si fa? Io a occhio posso dire, per quanto riguarda il mio tratto, cioè da Venezia ad Assisi, che è durato 50 giorni, ogni giorno c'erano persone diverse, secondo il meccanismo che vi ho detto, ciascuno faceva il tratto più o meno vicino a casa sua, ma insomma ehm, oltre 6.000 persone hanno marciato solo lì ma oltre forse 10.000, perché è stata, sono stati 50 giorni a centinaia di persone per ogni fine settimana e a comunque a molte decine ogni giorno, insomma i numeri più o meno facendo una stima eh, così approssimativa sono quelli. Altre, altre tante, se non di più, stanno seguendo le marce che partono da ogni dove, per ogni dove, ma ricordo quella partita da San Marino. Eh, poi eh, quella da Forlì a Bologna, poi da Torino a Genova, quella di Bordighera l'ho detta prima, eh, la marcia del Friuli-Venezia Giulia, che è la mia regione, che si è sviluppata per sei fine settimana e si è conclusa eh, a Monteforno. Anzi, dovrebbero arrivarci forse a questo fine settimana, che è il punto di intersezione di tre confini, Italia, Austria e Slovenia. Dove insomma, è atteso un appuntamento. Eh, quindi si tratta di attività che ognuno crea un po' a propria misura. Poi c'è stata quella da su, da, da, uh, uh, che è arrivata a Chivasso, uh, alla Torteria della Rosanna. Eh, insomma, ci sono molte persone che vengono conosciute e riconosciute come attivisti eh, di questo mh, periodo e come contrastatori di questo periodo e che quindi adesso vengono coinvolti anche loro nelle marce di chi le fa partire, loro stessi a volte le fanno partire eh, e quindi tu, tutto, si cuce insieme, tutto si cuce insieme: tutte le attività, tutte le manifestazioni di tutti i tipi, quelle statiche, quelle marcianti, purché pacifiche, eccetera, sono destinate a intersecarsi, a fondersi insieme e a mh, realizzare qualche cosa di comune. Questo sta già succedendo. Per esempio, siccome mi, mi ci mi informano non di tutte, ma mi informano di tante delle marce che partono da dovunque per dovunque eh, e mi invitano e io non riesco anche volendo, non potrei andarci perché sono contemporanee. Ma qualche volta ecco c'è stata quella della Sardegna. Ecco, la più recente a cui sono stato è quella. Cioè la Sardegna ha organizzato la sua marcia ed è un'isola che si è sentita particolarmente al di fuori da tutto per la sua condizione geografica ma a cui è piaciuta proprio questa cosa e allora lì sì ci sono andato e mi sono non l'ho fatta tutta perché insomma la Sardegna è bella grande eh, a Cagliari ho ripetuto il discorso della trasmissione del testimone e poi quindi lì hanno occasione di farne partire altre al loro interno e di fatto insomma lo faranno lo stanno facendo quindi anche in Sardegna poi c'è la marcia di Don Emanuele che dallo stesso tipo di eh, iniziativa e anche di colorazioni, se vogliamo, appunto, questi simboli di questi gilet eh, arancioni e gialli che ho scelto perché tutti li abbiamo nelle auto, non dobbiamo spendere soldi e poi perché sono visibili se eh, dobbiamo attraversare una strada, insomma, è meglio. E quindi anche Don Emanuele eh, è partito. Molti giorni fa, contemporaneamente alla mia marcia, adesso penso che sia arrivato in Sicilia. Anche lui vorrebbe andare se non è già arrivato, appunto, in Sardegna. Lui vuole coprire tutta, tutta l'Italia. Si muove sia a piedi che in bicicletta e, e, muove, e smuove questa, eh, questa larghissima eh, comunità. È fortissima comunità che in Italia è la comunità dei credenti o dei cattolici eh, sensibili a questo tipo di discorso. Non, questo non coincide con la totalità di quella comunità. Però molti di loro sì, e quindi ha il suo seguito e anche lui partecipa e collabora a questa opera di ricucitura di questo tessuto italico così spaccato. Da queste norme e da, questa, e da questo passaporto dell'obbedienza, come lo chiamo io, che è appunto il Green Pass, che costituisce il primo obiettivo di contrapposizione per quanto riguarda me e, 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 e i marciatori, insomma, quelli che proseguono adesso continuano a fare queste marce. Quindi sì, è una cosa che mh, mi rende molto eh, contento, anche orgoglioso di aver avuto la paternità di questa cosa. E la paternità è un concetto che preferisco molto rispetto a quello del liderismo, no? perché un padre, certo, giocoforza, è nella sua famiglia per i suoi figli, come l'altro genitore, come la madre, è sicuramente un leader, un conduttore eh, della, della, della vita dei propri figli, però deve arrivare il momento nel quale si fa da parte, fa un passo di lato e deve lasciare che eh, i suoi figlioli e figliole proseguano da soli con le loro gambe, con le loro ali per i loro cieli. Ecco, memori sicuramente degli, de, de, degli esempi più che degli insegnamenti o degli insegnamenti ricevuti mediante esempio. Uh, dai loro genitori. A eh, me piace di più questo tipo di, di messaggio, di figura, non il leader, non il pastore, che poi, se vediamo bene, è l'unico soggetto che le sue pecore le manda tutte al macello, prima o dopo. Eh. È per questo che non, non mi piace incarnare questo tipo di figura, è proprio quello che voglio smontare. Paolo, a proposito di questa marcia, tu ovviamente hai detto che è importante questa azione pacifica, questa protesta civile. Proprio per dare un segno fondamentale dal basso di protesta che non sia semplicemente stare nelle piazze, ma comunque unire tutta l'Italia attraverso questo cammino a cui tutti quanti si possono aggiungere anche per singole tappe, per singoli momenti. Ecco, però da giurista ti chiedo: eh, questa è un'azione che si va a sommare a quella all'interno sì. delle tribunale, no? Perché eh, comunque sì. a breve, entro l'estate, la Corte Costituzionale dovrebbe pronunciarsi su quella che è l'obbligatorietà vaccinale che tu giustamente hai definito eh, caratterizzata da una marcata illegalità e sì. eh, quindi credi che tutte queste azioni di protesta dal basso possano servire per insomma far capire alla Corte Costituzionale che c'è una popolazione che aspetta con ansia questa sentenza. Ma allora eh, due cose vorrei dire. Intanto apprezzo molto la novità che qualche giudice non ce n'erano prima, eh, abbia cominciato a veicolare questo tipo di eccezioni di incostituzionalità di queste norme al destinatario naturale che è appunto la Corte Costituzionale. Guardate che fino a poco tempo fa non c'era nessuna o quasi nessuna eccezione di costituzionalità portata dai giudici eh, investiti dai ricorsi o dalle denunce alla Corte Costituzionale. Quindi già questa è qualcosa che deve essere notata. Quindi, Esistono finalmente e più di una pronuncia sia di accoglimento di ricorsi che di eh, indicazione di quesiti di costituzionalità portati all'attenzione della Corte. E il più importante è questo, proprio quello che hai menzionato tu, mh, verrà presto, spero, quanto prima appunto. Eh, portato all'attenzione collegiale della Corte Costituzionale per vedere se eh, verrà accolto oppure no. Eh, quindi questo è sicuramente qualcosa di molto positivo perché segna l'inizio di un risveglio della magistratura che sta, come succede con i bucaneve eh, dopo l'inverno e dopo il gelo, pian piano facendo fiorire eh, le prime pronunce. Eh, favorevoli ai ricorrenti. Eh, e quindi i bucaneve annunciano la primavera e poi speriamo arrivi l'estate. Uno di questi è proprio quello lì. Eh, sì, la pressione, tu dici. Che possa arrivare alla Corte attraverso la mobilitazione delle persone che manifestano, che marciano e quant'altro. Ma eh, su questo effetto direi io non sono così, eh, così orientato a pensare che sia effettivamente qualcosa di eh, importante. Perché lo dico? Ma perché il giudice per mestiere deve lavorare, deve saper lavorare eh, al di là di quelle che sono le pressioni dell'opinione pubblica. Con questo non voglio dire che il giudice sia totalmente impermeabile a quelle, perché essendo un essere umano non può essere totalmente impermeabile. Però eh, diciamo pure che eh, quelle operazioni di solito tipicamente televisive, no? di spaccare l'opinione pubblica magari di fronte a casi giudiziari particolarmente eh, interessanti o particolarmente portati all'attenzione dei telegiornali e dei talk show eccetera del pubblico spaccare l'opinione pubblica non so in colpevolisti innocentisti se si tratta di un processo penale magari per un fatto di sangue quante volte abbiamo visto queste cose no? I, i plastici fatti da bruno vespa sulla scena del delitto servono proprio a questo per diciamo spaccare l'opinione pubblica e consentire di contare eh, gli innocentisti rispetto ai colpevolisti sperando Così, di influenzare in qualche maniera chi deve decidere a colpi quasi di maggioranza. Beh, insomma, diciamo che le pronunce giurisdizionali non dovrebbero essere mai sensibili a quello che è l'umore delle piazze o delle folle. Eh, perché se fosse così, direi che allora saremmo anche maturi per sottrarre la giustizia ai giudici e tornare all'ordalia popolare. Facciamo Esprimere le persone, l'esempio più famoso è, 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 è precedente all'ordalia. Medievale è stato quello di Ponzio Pilato. Insomma, se vogliamo. Lo decido io, lo decide la piazza, e poi, giusto, sbagliato che sia: a me non piace quel tipo di giustizia lì, plebiscitaria. C'è da dire, però, a proposito di Corte Costituzionale, che la Corte Costituzionale, tra i vari organi e collegi giudicanti, è sicuramente esposta molto di più. Agli umori, diciamo, delle piazze, e eh, diciamo al, eh, così, ai sentori politici che vi possono stare dietro. Perché dico questo? Dico questo perché la Corte Costituzionale è disegnata secondo una composizione che vede un terzo dei suoi membri come nominati dal Parlamento e, e una parte dal Presidente della Repubblica, quindi sono di nomina politica, essendo un terzo, e non è poco, eh, un terzo dei componenti di una Corte, nominata dal palazzo, è chiaro che eh, sarà pur sensibile a qualche venticello di carattere politico. Però attenzione, sarà sensibile almeno quella quota. Di componenti, soprattutto ai desideri del palazzo che li ha nominati e che non è sicuramente quindi coincidente alla componente che dicevi tu che magari invece contro quel palazzo eh, adesso sta contrapponendo mh, le sue ragioni eh, di protesta, eh, perché? Perché una minoranza, tanto per cominciare. E perché non esprime appunto quella, quel, quel tipo di approccio che ha, eh, al presente il palazzo invece eh, ha. Dunque, sì, con questo non voglio essere eh, diciamo, sfiduciato necessariamente in modo tale da, da, da dire: bah, come alcuni dicono: è tutto inutile, lì adesso c'è amato. È amato per dire uno: e che il presidente Costituzionale è stato. Eh, a frutto di una nomina politica. Eh, non è il primo, non è l'ultimo, eh, il suo predecessore, la Cartabia. Insomma, uguale da lì, insomma, adesso è ministro della giustizia. Cioè, questo fa capire come ci sia una contiguità eh, fra i controllati e il controllore supremo della legittimità delle leggi, della conformità alla Costituzione che i controllati esprimono perché sono loro che fanno le leggi. Quindi ecco, questa è una parte della Costituzione che mi piace di meno, fra, fra, fra le altre che invece mi piacciono di più, è una di quelle che, a cui metterei mano, insomma, che cambierei. Eh, ma insomma, staremo comunque a vedere, questo è, questo abbiamo, questa è la Corte Costituzionale, finalmente è stata dita e adesso vediamo che ne pensa a proposito di obbligo vaccinale. Si è già espressa in passato eh, sugli obblighi vaccinali di, di altro tipo di vaccini, quelli pediatrici e così via. Quindi adesso è addita quasi diciamo eh, in maniera. Eh, No, non voglio dire provocatoria perché non è che si, si facciano delle provocazioni, però in maniera è adita in modo specifico a confermare una giurisprudenza propria espressa in ordine ad altri vaccini, eh, eh, a confermare quello che disse, perché se dovesse confermare quello che lei stessa disse, il corte costituzionale, allora di questa porcheria dell'obbligo vaccinale per questi vaccini, insomma, dovrebbe essere cancellata all'istante. E quindi staremo proprio a vedere no? eh, se è sollecitata nella sua coerenza, oh, eh, la Corte Costituzionale, eh, appunto, terrà fede a una coerenza oppure, come capita, è decapitato. Cap Mille volte in giurisprudenza ci sarà un ribaltone, come viene detto, appunto di opinioni, di motivazioni e così via, sono proprio curioso di vedere eh, che cosa decideranno e come motiveranno la loro decisione. Senz'altro sì. Eh, io, per la verità, mh, essendo più fiducioso in una volontà popolare eh, su questo tema che in una volontà della Corte Costituzionale per i motivi che ho detto prima. Avevo lanciato tanti mesi fa un referendum abrogativo proprio delle norme sul Green Pass, la cui raccolta firma però è stata decisamente boicottata, eh, poi da fuoco amico, cioè dalle stesse persone che teoricamente dovrebbero avere eh, ed erano, eh, si dichiaravano animate dallo stesso tipo di contrapposizione al Green Pass, però insomma non si capisce perché. Forse si può anche capire, poi ognuno fa i suoi ragionamenti di fronte a quell'iniziativa per un referendum che si sarebbe votato adesso, praticamente a maggio, e avrebbe incontrato una quantità di persone contrarie al Green Pass, sempre montante, come dimostrano gli stessi sondaggi. Ricordo a tutti quello di circa più di un mese fa, circa 40 giorni fa. E 40 giorni fa diceva che alla domanda siete contrari al Green Pass eh, per il, i vaccinati, non vaccinati, eccetera, agli italiani è il sorprendente e, e gradito dal mio punto di vista il risultato di vedere che il 45%, 40 giorni fa, degli italiani erano contrari al Green Pass. Eh. E più questi Green Pass vengono eh, ridotti nella loro durata, più vengono condizionati alla reiterazione di dosi e prima e seconda, eccetera. Più queste dosi vengono rese obbligatorie, e meno questi vaccini dimostrano di funzionare sul piano della prevenzione e quindi della, della, della sicurezza e, e della efficacia, e più la quantità di persone arci stufe di questa porcheria, di questa patente dell'obbedienza che non ha più niente a che fare con nulla di sanitario, la stessa emergenza, eh, nulla a che fare con nulla di sanitario, ma proprio per introdurre un sistema di controllo di questo tipo sui singoli, sulle persone e sui loro corpi, E eh, tutta questa quantità di gente arci stufa che Prevale dappertutto, in tutto il mondo, e, che, e infatti in tutto il mondo le hanno tolte queste porcherie, no? Sono in Italia dove c'è una potenza televisiva a reti unificate, insomma, le reti nazionali, insomma, gli italiani sono un po' più drogati di mala informazione che altrove, quindi ci mettono più tempo. Ma si stufano. Si stufano. E quindi sarebbe arrivato maggio, ben venga maggio, il gonfalon selvaggio, come diceva qualcuno, che è il mese presente in cui avremmo votato il referendum, e probabilmente se anche non l'avessimo abrogate, eh, per, quindi col quorum, eccetera. Eh, però insomma avremmo raggiunto un onorevolissimo e pesantissimo sul piano politico, forse 50-50, ecco, di favorevoli, di contrari al Green Pass, ripeto, non ai vaccini, ma al Green Pass come precipitato, oltretutto, dell'obbligatorietà dei vaccini, cosa alla quale anche sono profondamente contrario, sia al Green Pass che all'obbligatorietà. E quindi sarebbe arrivato questo maggio, eh, sarebbero state abrogate tutte queste norme sul Green Pass a partire dal 1952, che è la, la madre di tutti i Green Pass, eh, e quindi tutto questo sarebbe finito, naturalmente che, che fosse finito, che avrebbe potuto finire con la lungimiranza che eh, insomma... Che sanno che mi contraddistingue, sì. <ride> l'avevano capito e quindi hanno preferito fare dire cose che hanno impedito di raggiungere quelle 500.000 firme per presentarlo. Questo referendum. Peccato, occasione persa. E quindi adesso dobbiamo fare altro, dobbiamo metterci i piedi, dobbiamo marciare, molti si limitano solo a frignare, dobbiamo fare le manifestazioni, dobbiamo cercare di unirci, tutti i movimenti, i comitati, eccetera. Pensate che bello se avessimo avuto dopodomani eh, la possibilità di andare alle urne a dire ma tu vuoi che sia mantenuto il Green Pass oppure no? Questo non è, peccato. Paolo, ti faccio un'ultima domanda, visto che comunque tu sei ex presidente del Tribunale Minorile prima di Trento e poi di Trieste, e, e questa questione dell'obbligo vaccinale che poi è stata estesa addirittura a quella fascia che va dai 12 anni in su, ha eh, a un certo punto spaccato non, non poche famiglie, soprattutto perché per vaccinare i bambini è stata prevista dal governo eh, la possibilità eh, che un solo genitore Acconsentisse alla vaccinazione, quindi ovviamente creando anche una divisione all'interno del nucleo familiare, che forse era l'ultimo nucleo che, che ancora resisteva dopo anni e anni eh, di competitività, neoliberismo, capitalismo che è stato introdotto nella società. Ecco, da esperto di famiglia come sei, cosa, cosa ha comportato questo secondo te all'interno delle famiglie? Beh, allora, innanzitutto di obbligatorietà per i vaccini ai minori. Che si parli e eh, non c'è un'obbligatorietà. Eh, sono consigliati fortemente consigliati anche dagli stessi pediatri dai 12 anni in su e eh, eh vabbè, quindi un obbligo giuridico non c'è. Eh, per fortuna, eh, quanto al consenso che è necessario, il consenso informato, eh, beh, io dico che non esiste che ci possa essere un solo genitore a meno che l'altro non sia impedito eh, per lontananza, per malattia, per impossibilità, o perché decaduto dalla responsabilità. Una volta si chiama potestà genitoriale, ehm, o perché eh, a seguito di separazione o divorzio gli sia stato interdetto. Uh, dalla possibilità di influire sulle decisioni che entrambi i genitori devono prendere sul figlio. Ma no, questa è una decisione di salute assolutamente importante: non è ordinaria. È straordinaria perché si tratta appunto di vaccini sperimentali, perché moltissimi dati convergono nell'indicare proprio i giovani i giovanissimi come particolarmente esposti, le statistiche, a conseguenze che in tutto il mondo sono state. Collegate come esiti, eh, diciamo, conseguenziali ai vaccini, eh, e quindi si tratta di decisioni. Assolutamente delicatissime, che non può prendere un genitore solo su due. Certo mi risulta che poi molti hub vaccinali si siano accontentati eh, del consenso informato sottoscritto da un solo genitore, quello che magari era lì accompagnante, eh, senza preoccuparsi di vedere se avesse la delega dell'altro senza preoccuparsi di far partecipare a questa decisione anche l'altro dove quella delega non ci fosse e quindi sono stati molti i casi appunto di questo tipo di somministrazione malissimo malissimo però d'altra parte mancando il consenso informato di entrambi i genitori nei confronti del minore di qualunque età dico io a questo punto perché non è che il 17enne su una decisione così complessa e così complicata può ritenersi in possesso di quel discernimento che non è proprio neanche degli scienziati se vogliamo, Ecco, eh, allora quindi non è che il diciassettenne può andarci di sua volontà o che può essere accompagnato da soltanto da un, da un genitore, perché si deve presupporre che il discernimento sufficiente non ce l'abbia per una scelta medica di questo tipo. E deve essere anche sentito lui, però oltretutto eh, si deve raccogliere il suo consenso quando ha superato una certa età, che io direi quantomeno quella dei 14 anni. E anche questo non mi risulta che sia stato fatto. Quindi c'è una madornale illegalità in, nel, nelle procedure esecutive dei vaccini nei confronti dei minori. E beh, mal gliene incolga a tutti coloro, vaccinatori o meno, che prescindendo da questo consenso. Eh, duplice dei genitori è sentito il minore e quindi anche suo, ove si tratti da minore di una certa età, eh, ma gliene incolga in tutti quei casi in cui ci saranno conseguenze e ci sono state conseguenze e anche pesantissime e anche pesantissime. Eh, da un punto di vista penale, avranno pure lo scudo per quanto riguarda l'ipotesi di colpa. Medici. ma dal punto di vista civile il giochino in questo caso di far firmare il consenso anche agli obbligati perché a questo serve far firmare il consenso agli obbligati a potersi sottrarre dalla responsabilità anche civile resarcitoria e indennitaria perché ti sei assunto il rischio di andare incontro ad effetti collaterali che vengono dichiarati espressamente nel modello di consenso non noti non sono noti e tu consenti. A farti il vaccino. Se si verificano, hai accettato il rischio. Bene, nei confronti dei minori, laddove manca una parte del consenso, appunto quello dell'altro genitore, e laddove manca il consenso espresso ed esplicito e sottoscritto dal minore di una certa età, dai 14 anni in su, che ove mancasse, mi dispiace, ma il consenso dei genitori non è in luogo, proprio perché c'è la convenzione di Oviedo che dice questo. Allora quelle vaccinazioni sono state fatte senza consenso, senza consenso. E quindi a quel punto almeno l'effetto risarcitorio o indennitario per i danni da lesione o peso da morte, che sono verificati in tanti casi, e di più in percentuale proprio sui giovanissimi, in quei casi lì ci sarà chi pagherà salato e salatissimo salato e salatissimo purtroppo dal punto di vista penale eh, c'è lo scudo penale per gli effetti appunto eh, negativi lesivi o mortali eh, che siano stati commessi con colpa, come dire non volontariamente da un medico. Questo tra l'altro è la certificazione del fatto: siccome non si sa nulla su questi vaccini, sui loro effetti nefasti, eccetera, nessuno vada a chiedere eh, a denunciare penalmente nessun medico perché non l'ha fatto apposta. No? Lui eh, ha fatto quello che eh, doveva fare in base a quelle che sono le disposizioni, ma se si verifica qualche danno, da un canto tu consenti al rischio, dall'altro non denunciare il medico perché lui sicuramente non l'ha voluto provocare. Eh, se ha fatto correttamente l'iniezione, questo e quell'altro eh, sarà pure colpa di qualcuno, magari dei produttori dei vaccini, eccetera, eh, però non del medico. Oltretutto i produttori dei vaccini sono, si sono già Premuniti di esentarsi da responsabilità nei contratti di fornitura che hanno firmato con l'Europa. Quindi vedete che il cerino rimane in mano al danneggiato. Con tanti auguri a chi ha inteso eh, sottostare all'obbligo eh, del vaccino, o peggio ancora per chi è corso volontariamente a farselo fare, eh, riponendo fiducia in questa scienza che lei per prima ti dice: No, noi non sappiamo niente degli effetti né a medio termine né a lungo termine. Il vaccino te lo vuoi fare. Sì, e questo è un consenso, firma qua, quello che ti capita è a far tu. ma è proprio una cosa anche, voglio dire, non è giuridica questa, è logica, è logica, se io ti dico, guarda, eh, ti vuoi buttare dal ponte con l'elastico, benissimo, sappi che se si rompe l'elastico rispondo io, ma se tu vuoi firmare che se si rompe l'elastico rispondi tu, Benissimo, firma qua e nessuno viene richiesto di firmare questo perché sennò quelli che si fanno pagare un tot a un bilancio poi nessuno eh, non avrebbero più clienti. E invece, magicamente questo insomma, in questo strano paese, passa da un punto di vista. E tutti questi avvocatoni, giuristi, eccetera, non battono un colpo. E infatti non ci sono. O se ci sono, vengono respinte tutte le cause risarcitorie di chi pretende di aver avuto un danno come conseguenza del vaccino. Queste sono state respinte al mille per mille. Con che motivazione? Questa <ride> cioè, più chiaro di così, ragazzi, andate a farvi la quarta dose, ma previo consenso, mi raccomando. Anche se obbligati, così poi vediamo. Ne abbiamo viste di cose strane in questi eh. due anni, sicuramente in ambito giuridico e non solo. Poi giustamente dicevi tu, non esiste fortunatamente eh, l'obbligo vaccinale per, per i bambini, non so se nella domanda io l'avevo definito obbligo vaccinale, ma intendevo che comunque nel sì, sì, momento, sì. momento in cui dai 12 anni in su, anche per fare sport o per fare qualsiasi tipo di mm -hmm. attività sociale, eh, eh, hai bisogno di un, di un super green pass, ovviamente anche lo stesso genitore nel, eh. nel modello educativo che si propone si trova di fronte a un bivio eh, davanti al quale nessuno si dovrebbe trovare, eh, però purtroppo esatto. ovviamente in questi due anni è successo anche questo. Paolo, ti ringrazio di essere stato nostro ospite e di averci parlato sia della marcia che ovviamente di questa analisi giuridica dei problemi che abbiamo affrontato. Grazie, grazie molto a te, a voi tutti e a chi ci ha ascoltato. Grazie tante. Ringrazio i nostri spettatori, arrivederci alla prossima puntata. Ciao, arrivederci. Yeah. <laughs>